cui c'è tutta la scuola di Maratona per il nostro idolo e questo si dedica alle interviste ai giornalisti. Sarà mai possibile? No, guarda, solo Gian. Solo Gian, vero? Non c'è più rispetto. Per fortuna parte, per 2 anni non lo vediamo. Ecco. Patrizia, non si va più a correre la mattina? No, abbiamo perso il nostro cavallo di battaglia, il nostro motivatore. Un motivatore, non bisognerà è molto... Bisognerà trovare un degno sostituto. Ci pensiamo. Certo che sì. Chi è che ci risponde non vengo poi? Ciao, beh qua non potevo fermarmi a fare un video perché sul consiglio di Federico Valeri mi ha detto di fare questa strada, però si è raccomandato di non prendere le gallerie della strada nuova ma prendere la strada vecchia e ho capito perché. È 20 km che sto andando avanti nel nulla assoluto, questa è la Vespa e guardate che cose. Credo a occhio che debba passare quelle montagne lì, quindi vado avanti piano piano, lei tiene per il momento, quindi andiamo avanti. Ragazzi, sto facendo un'esperienza unica, ovvero Masoud, il presidente del Vespa Club in Iran, si è gentilmente offerto di portarmi all'aeroporto a prendere la SIM card, che è l'unico posto dove la fanno, e mi ha detto che è meglio se andiamo con la sua Vespa invece che andare con due, probabilmente perché ha capito che ci mettiamo meno tempo. Adesso vedete quella che è l'esperienza di guida, ecco una moto, vedete che il passaggio è libero, l'esperienza di guida qui a Teheran, questa moto in senso contrario, ovviamente. Adesso qua abbiamo un pullman davanti, madonna, la macchina. Sì, c'è spazio per superare, tranquillo. Olè, olè, belli stretti, oppala. I know that I have to be careful for the mobile phone. Questi attraversano tranquilli, come niente fosse. Ah, beh, dai, questa almeno è una strada larga dove stiamo andando nel senso di marcia giusto, perché spesso qua vanno anche in senso di marcia contrario. Che è rosso, ci fermiamo, vero? Dimmi che ci fermiamo, vabbè, 3, belli, 3, la family, qua è rosso, però dai, si può passare, vado anche qua a dire la family, perché ce la facciamo. Ciao! Ciao! Dai, vivo a sonno. Ce la faccia bello.
because it's a French number. I write you. Then you can send me a message. Spettacolo. Guardate, Jeep Mercedes militare, attrezzata a camper. Lui è tedesco, adesso sta andando in Georgia. Bellissima. Spettacolo. Stiamo facendo conoscenza tedesco, italiano e francese. Very good. Well done. Okay. Next time you can. Oh, very good. Very good. Who speak English? Who speak English? English. English. You speak English? No. No? No English. No English. And you? Very good. Yeah. Axe Merkel. Speak. Yeah. Ho comprato questo pane, solo che costerà 10 centesimi, ma cosa faccio io? Adesso con tutto sto pane, mi basta 2 giorni. Qui sono tutti in coda a aspettare che esca il pane. Vedi? Che portano il gasolio, la benzina dall'Iran perché costa meno. Questo è il Baluchistan. Baluchistan. Nice place. Baby over there. Mosque. Una moschea. Una moschea. Ok. E qui c'è il mitra, se vedete. Where are you from? Baluchistan. Baluchistan, one of the best. Sono i loro camion un po' colorati. Mi ha appena detto che dovrò cambiare altre 4 Jeep prima di arrivare a questa. Mi sembra impossibile, questa è già la 4ª, però dopo qua non si capisce niente. Vediamo. Questi sono i miei amici vespisti di Quetta, uno e uno due, e lui è l'esperto meccanico che ha salvato la mia Vespa dai danni fatti dalla polizia. Siamo qua in giardino che ci prendiamo qualcosa da bere, sono veramente mitici. Sì.
नहीं नहीं आउट नहीं नई गाड़ी है इसी तरह होते हैं all different kind all different kinds cooler dekho main ladka sadat bhai sadat cooler hai cooler sadat cooler aapko kya mujhe sab kuch ha ye cooler hai saman ye cooler hai yo yo saman dai khurde de kam se kam 50000 saman de da khurda 50000 rupaye ya da ko hoga da cooler hai look look at this is da cooler 500 jode sir magnet class hai ji Snowbat. Questa è la Vespa del mio amico pakistano, guardate che bella, è una 150, vediamo, tac, 150 Sprint, questa è la quarta Vespa che ha, ne ha altre tre, e qui c'ha le frecce, questa è per i bambini, per tenersi, ok, qui ha tutto l'impianto luci, e lì ha un box per tenere i guanti, queste cose qui, è bellissimo. Spettacolo. Wow, Pakistan guys. Pakistan guys. Ecco il direttore photography director is organizing everything. 4 Sprint 150, tutte tra il 65 e 70, 79 mi pare. Guardate che spettacolo. Who is this man? The selfie man. The selfie man. The guys on the bed. See you in Italy, in Italy. Ciao. Ciao! Ciao! We have to go! We go over there! Thank you. Yeah,
Okay, sir, okay, okay. Wow. In Italy, no. No? No. Okay. The main seals of engine, the crank seals. One is here, one is here. Yes. So both seals, they are gone. They are loose or they are burning hard. So that's where the engine oil, it's burning with the, it's burning with the fire in the cylinder barrel. So now if you will open the piston, you will see it's all black. Yes. And that's why after few thousand or few thousand kilometers, few hundred, it will again pick up all the oil from the engine and it will burn. But so I have to change this? You have to change these two seals only. Only. And we will open the engine, you will open the, you will remove the crankcase, both sides. The engine will be this, it will come out, then we have to install the this crank again. Now the Vespa is okay. L'unico posto dove ieri sera ho trovato una connessione internet è in questo negozio di mobili che adesso è chiuso, mi hanno dato la password. Sono seduto fuori e questo è il panorama. Sto spedendo le email, le cose che devo fare e le zanzare mi mangiano. Italia! 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 Coffee. Perfect. Coffee ready. Ready.